Salve amici, oggi prepariamo insieme delle frittatine napoletane, molto semplici e velocissime soprattutto. Vi elenco gli ingredienti. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 250 g di bucatini, di 100 g di pancetta dolce oppure prosciutto cotto, 100 g di piselli cotti oppure in vasetto come voi preferite, 150 g di mozzarella o provola oppure provolone, una manciata di parmigiano, 200 g di besciamella. Se volete prepararla voi troverete il link in descrizione. E per quanto riguarda la panatura, abbiamo bisogno di 150 g di farina, 150 ml di acqua e del pan grattato. I bucatini sono stati cotti, scolati e raffreddati. E adesso andiamo ad unire ad essi tutti gli ingredienti e in più io aggiungerò una foglia di basilico fresco. Ho preso una pirofila da circa 3 cm di altezza, quindi andrò a mettere dentro tutto l'impasto. Cercherò di formare come una pasta al forno. La pasta è sistemata nella teglia e la andiamo a mettere in frigorifero per circa 1-2 ore. Prepariamo la pastella. Metto in una ciotola 150 ml di acqua e 150 g di farina. Ho tirato fuori dal frigo la teglia con la pasta, adesso andrò a tagliare a porzioni, quindi a quadrotti, e la passerò nella pastella e poi nel pan grattato. Formate dei quadrotti e andiamo a passarla nella pastella. Mascoliamo. Le frittatine sono pronte per essere fritte oppure messe al forno. Intanto io vi consiglio di metterle un'altra mezz'oretta in frigo. Ed ora andiamo a friggere le nostre frittatine. L'olio ha raggiunto i 170 gradi e andiamo a immergere le frittatine. E le nostre frittatine sono pronte. Amici, vi aspetto alla prossima. Un like al video, iscrivetevi al canale e se vi iscrivete, cliccate sull'icona della campanella, così vi arriveranno tutte le notifiche. Un abbraccio e un arrivederci a tutti. Grazie.